avete fatto quelle cosette che vi ho detto, il titolo della pagina, il coso, la briciola di pane? Beh, comunque, fate perché io vorrei oggi vedere l'invio di mail attraverso la forma, quella che sta nel footer della registrazione alla newsletter. E anche creare contatti in generale, no? Sì, perché i contatti, tutte queste cose qua. Poi una volta fatta questa, se volete farvi la pagina contatti per conto vostro, perché tanto si tratta di capire come si fa un insert e come si fa un update, che è banale. Però quello che mi interessa fare per vedere come si inviano le mail da dentro PHP, che è una cosa estremamente facile per inviare delle mail semplici. Se uno invece vuole inviare delle mail con attachment, sul sito di html.it trovate un'intera lezione, sono 5-6 pagine, c'è un codice che praticamente uno prende, solo scarica e funziona per fare mail con attachment. È abbastanza complicato. Ma io vi consiglio sempre di utilizzare componenti esterni, per esempio c'è uno molto buono che si chiama PHP Miler, che praticamente vi installate dentro al server e c'è praticamente già dentro tutto pronto, che vedo che va delle funzioni per fare Ma delle. così io ho lavorato alcune volte su alcuni server su cui ho lavorato, spesso c'erano sotto server, non facevano andare le mail. E il capo diceva, no, quello è il nostro server, come lo metti normale ti funzionerà. E poi infatti era così che funzionava. Eh sì, perché probabilmente è bloccato praticamente il protocollo SMTP. Noi qui dentro, per poter mandare le mail, dobbiamo forzare il file .ini, perché se no da EasyPHP non si possono mandare le mail, perché fondamentalmente EasyPHP non è un vero server. C'è tutte le funzionalità di un server, però se non gli dai delle cose particolari non partono le mail quando si fanno le esercitazioni. E soprattutto se c'è fasto, ci sono dei problemi. Per fortuna noi qui abbiamo Tecnio. Perché più fast? Dimmi perché? Perché fasto per alcune volte non funziona, dipende da come è impostata praticamente la rete. Infatti noi quando inviamo qui le mail dentro da questa ora di corsi, facevo staccare la rete a cavo e facevo mettere il wireless, che invece sta su Telecom, e la funziona. Non abbiamo mai capito perché, capito? Fondamentalmente. Allora, io voglio fare praticamente questa registrazione alla newsletter per imparare come si inviano le mail, e soprattutto come si fa un insert o un update. Molto semplice, così lo vediamo praticamente effettivamente. Allora, l'invio di mail è estremamente, direi quasi banale, perché per il semplice motivo che esiste una funzione praticamente già bella e pronta. Allora, questa qua prendiamo. Se me ne vado giù, le mail stanno praticamente alla fine dovrebbe essere questa, eccolo qua. Allora, praticamente, sei andato sopra. C'è proprio una funzione che si chiama mail, che dentro possiede alcuni parametri, che devono essere impostati. Vedete, è una riga di codice praticamente per inviare le mail. Le mail possono essere inviate in due modi: come testo puro ASCII, che sono le classiche mail che uno invia, oppure possono essere inviate in HTML, quindi con un codice che con una mail che poi diventa interattiva, che è quello che faremo noi, perché non ci serve una cosa interattiva. Possono essere inviate con degli sfondi, con degli attachment. Possa essere inviato in tanti modi. Per mettere a punto un sistema di registrazione alla newsletter non basta che facciamo una pagina dove dentro mettiamo un form con metti la tua mail, metti la password e registri la newsletter, perché sennò io potrei tranquillamente registrare te conoscendo la tua password, potrei registrare. In effetti succedeva così nell'antichità all'inizio, no? E la gente non è che si registrava la newsletter, veniva registrata la newsletter praticamente dai siti. Adesso invece c'è una tecnica che è quella praticamente di inviare una mail a quell'account che tu hai inserito, quindi sei sicuro che sei te o qualcuno perlomeno che ha scoperto il tuo account. Allora, dall'interno di quella mail tu fai clic praticamente e praticamente accetti la registrazione alla newsletter, quindi in qualche modo fai un insert dentro la tabella praticamente newsletter che noi abbiamo praticamente dentro. Sito,
Oppure quando ti puoi cancellare, non fai un delete della tua registrazione, ma fai semplicemente un update di un campo in maniera tale che tu, come utente, sei ancora presente nella lista, però in qualche modo non ti arrivano più le newsletter. Poi dopo 6 mesi vedi che ti hai ricontato, c'è una condanna a sapere che mi sono cancellato dalla newsletter, come fanno a ricontattare. Perché in effetti non si cancella mai niente dentro di qui, si annullano praticamente alcune cose. Allora, io c'ho uno un esempio più semplice, adesso praticamente lo utilizziamo, sta dentro desktop, ricette, esercizi, vediamo un po', ecco qua l'avevo fatto, ok, per farvi vedere un attimino, apriamo un'altra sessione del local web, esercizi, mail. Allora io ho fatto semplicemente un piccolo form, banale, proprio per far vedere, cominciamo con quella testuale giusto per capire come funziona un attimo la storia. Allora, slide praticamente di PHP, la funzione mail è questa, vedete, accetta una serie di parametri di cui praticamente il primo è un parametro di tipo stringa, vedete, è tu praticamente. Poi c'è il secondo parametro di tipo stringa che è il soggetto, il terzo parametro di tipo stringa che praticamente è il messaggio. Poi ci sono praticamente una serie di parametri che vengono tutti raggruppati in qualcosa che viene chiamato header, e dentro quel parametro, e dentro questo parametro header c'è anche il from. Il from può essere semplice, che rappresenta da chi viene inviata praticamente la mail, oppure può essere complesso perché lì dentro ci sono tutta una serie di informazioni che vedremo, noi utilizzeremo, perché c'è una differenza grossa tra mandare una mail in formato asciculo e una mail invece in formato HTML, che sia in qualche modo possa metterci dentro anche un'immagine, un video, dei link, quello che gli pare, ok? Allora guardiamo un attimo questo, io mi auguro del Weaver, guardiamoci questo esempio che è estremamente banale. Eccolo qua, mail01.php, che vi fa capire un attimo, pure vedere com'è suddiviso praticamente il codice. Allora, lasciate perdere praticamente la parte superiore, ok? Questa teoria possiamo anche cancellarlo, così vi faccio vedere anche, ecco qua, via, come si può separare in maniera netta, il codice PHP dal codice HTML. Allora, fondamentalmente questo è il nostro form, quello che voi vedete praticamente sopra sul front end, no? Vedete, c'è praticamente un form, un tag form, ho dato un nome, gli ho messo un action, vedete che lo faccio rimanere su se stesso, per far rimanere il form su se stesso due sono i metodi, lo sapete, nell'action o ci mettete il nome del file o ci mettete il cancelletto, è esattamente la stessa cosa. Io ci ho messo qui dentro il nome del file, vedete che è lo stesso, quindi quando io invierò la mail non è che andrò da qualche parte, faccio un refresh praticamente della pagina su cui sto lavorando. Dopodiché ci ho messo praticamente dentro un value, perché io ci ho messo un valore default perché ho mandato il digitale tutte le volte, ci ho messo la mail da cui deve partire praticamente la casella di posta elettronica da cui deve partire la mia mail, ci ho messo la mia, quella di intermedio servizi, ci ho messo un size e così via. E poi ci ho messo tutta una serie di campi per poter mettere a chi la devo spedire, il soggetto, il messaggio vedete è una textarea, vedete? E poi ci ho messo il classico pulsante di submit, che è quello che serve per poter spedire le informazioni. Il metodo che sto utilizzando è il post, vedete? Method post l'invio, quindi le informazioni viaggiano in background. Non ci sarebbe tutta questa segretezza, perché quando invia la mail fondamentalmente si vede tutte le informazioni, a parte la mail di partenza, si vedono, ok? Allora, io qui dentro metterò, che ne so, a m.dipaolo.lab4web, ci metterò il messaggio prova, prova mail, faccio invia, praticamente la mail mi è partita, io adesso vado a vedere dentro la mia casella di posta e mi è arrivata semplicemente una mail dalla mia casella
Ma come fa il telefono? Se non sei connesso a internet, questo corso però. Aspetta, mo te lo faccio vedere. Cioè, quando si lavora in locale con EasyPHP c'è un modo per simulare che esista un server di posta elettronica. Ok? Quando invece sei su internet, sul server dove è installato praticamente PHP è anche installato un server di posta elettronica. Neanche in spam, spesso cade in spam. Dipende da come è impostato. Questa è la mail che io praticamente ho inviato, una semplicissima mail di testo. Allora, vediamo un attimo come si fa per poter gestire praticamente in locale, per poterlo gestire con EasyPHP, per poter far partire la mail. Questo qua, a runtime, su un server vero, su un account preso su Aruba a 30 euro al mese, all'anno, sto pezzo qua lo potete anche buttare. E infatti non hai visto questo pezzo. E infatti questo serve quando lavori con EasyPHP in locale per far funzionare praticamente la, se no non parte la mail. Siccome non è installato il server SMTP sul server PHP, io in qualche modo gli devo dire come lui deve andare praticamente a inviare la mail. Siccome però qui abbiamo un collegamento a internet, che è quello praticamente di Telecom, allora vi ricordate le istruzioni di set, underscore set, questa va a forzare il file php.it, dice guarda quando trovi la voce SMTP, cioè praticamente la voce dove dovrebbe essere impostato il server di invio di posta elettronica, mettici praticamente questo qua, auto.alice.it, voi a casa ci avete qualcos'altro, per scoprire che ci avete per poter inviare la mail, a casa ci mettete quello. La porta tipicamente, poi la seconda istruzione, dico guarda, sempre dentro al file php.it, vatti a vedere la voce della porta SMTP, quindi SMTP underscore port, e impostala per default al valore 25. In teoria non ce ne sarebbe bisogno, però meglio farlo, nel senso che la 25 è la porta classica a cui vengono fatti funzionare i server SMTP. Mettendo questi due semplicissimi praticamente valori, forzando il php.it con questi due valori, funziona anche da EasyPHP, se non funzionerebbe. Non funzionerebbe, perché EasyPHP dentro non c'ha un server di posta elettronica effettivo, chiaro? Quindi lui in qualche modo, essendo in rete wireless o via cavo, in qualche modo si allaccia praticamente al router che c'è qui dentro l'ufficio e invia la posta, fondamentalmente. Ok? Notate, allora, mi basta richiamare praticamente che cosa? La funzione mail, vedete? Notate che io qui sopra ho utilizzato la funzione generica isSet, e io ho detto se è per esempio utilizzato come parametro di riferimento, se ho inserito dentro praticamente a chi voglio inviare la mia mail, perché il campo che sta dentro la variabile, il valore che sta dentro la variabile dollar post txt underscore mail era la casellina dove io ho scritto la mail di arrivo, visto che quella di partenza era mia. Quindi ho fatto questo controllo, se praticamente ho inserito la mail di arrivo, che è l'unico parametro fondamentalmente che mi serve, perché potrei anche non mettere il titolo della mail, potrei anche non scrivere nulla dentro al testo della mail. Le mail partono comunque, anche se Google o qualsiasi altro gestore di posta dice guarda, non è messo l'oggetto, non è messo il soggetto, vuoi procedere sì o no? Se tu gli dici sì, quello ti manda una mail senza soggetto, ma chi passa l'indirizzo giusto? Quindi io utilizzo la funzione quella generica per controllare se è stata riempita questa casellina di testo e gli dico se è piena la casella di testo dove c'è la mail di arrivo, allora utilizza la funzione mail, vedete? Metodo post, a chi la devo inviare? Vedete che il primo parametro è a chi la devo inviare? Dollar underscore post txt mail a chi la devo inviare. Il secondo parametro è il soggetto, dollar underscore post txt underscore soggetto. Il terzo parametro è dollar underscore post il messaggio che io ci voglio mettere dentro. E il quarto parametro forse è quello leggermente diverso. Notate che io l'ho detto, ci ho aggiunto praticamente, se vedete a manina, dimmi. Oh diavolo, mi sto scordando di registrare la cosa. Lo sapevo. Bene. Meno male, quando è comparso lui mi sono ricordato.
queste cose. No, poi Filippo. Comunque ho messo, è arrivato, gli ho mandato praticamente sì, il link dall'ultima l'ultimo... Guarda cavolo, male, quando ho visto l'ombra dietro mi sono ricordato tutto il registro. No, sono 5 minuti di particolare. Resteresti un attimo. L'aggettivo non devo fare. Se no vuoi venire tu un attimo. No, sì. Devo spingere il tasto. Rosso. Spingi, no? Ma guarda che roba. Questo è il progresso. Sì, però. Allora, questo non ce lo voglio. Camtasia. Un project. Però che hai altro questo Camtasia? Ma senti, ma per capito, l'action fa... di. Del... Aspetta un attimo, scusa, non parlo un attimo che. Full screen. Ok. Non lo registro. Rec. Buonasera Massimo. Ok, lezione del 10 dicembre. Io praticamente di mail tramite le funzioni di PHP. Allora, come vedete praticamente, l'unica cosa si utilizza la funzione mail in cui si manda come primo parametro a chi la devo inviare, come secondo parametro il soggetto della mail, come terzo parametro il messaggio, l'unico parametro leggermente diverso è l'ultimo, dove vedete io a fianco al alla variabile dollaro underscore post txt email da, cioè da, la mail da cui parte il messaggio, ci ho messo a manina from due punti. In teoria from potete scriverlo anche in minuscolo, ma è una convenzione a scriverlo maiuscolo praticamente. Quell'ultimo parametro è quello che viene chiamato header della mail, che noi l'abbiamo utilizzato, un header estremamente semplice, perché stiamo mandando praticamente una mail in formato ASCII puro. Noteremo che questo header, cioè quest'ultimo pezzettino, quando vogliamo mandare una mail in formato HTML, che c'è qualcosa che sia interattivo anche, in qualche modo qui dentro ci andranno tutta un'altra serie di informazioni nell'ultimo parametro, quello from, che in qualche modo faranno capire al sistema che quella è praticamente quella praticamente è una mail praticamente che in qualche modo dentro ha delle informazioni supplementari. Quindi vedete, l'istruzione è estremamente semplice. Primo parametro, la mail di arrivo. Secondo parametro, il soggetto della mail. Terzo parametro, il messaggio della mail. Quarto parametro, l'header, che in questo caso è semplificato e contiene solo la mail da cui io sto inviando il messaggio. Chiaro? Qua. E come avete visto la mail è arrivata praticamente in maniera tranquilla. Allora, come utilizzare queste poche nozioni per poter praticamente fare questa registrazione alla newsletter? Allora, questo blocco registrati alla newsletter è un blocco che noi abbiamo inserito nel footer perché è fisso in tutte le pagine. Quindi ciò, il codice che mi interessa sta praticamente all'interno della cartella desktop inferiore. Esatto, sta dentro la cartella include e si chiama inferiore.php. Ok? Grazie Massimo. Hai attivato allora? Si chiama inferiore.php. Notate che questo è un codice puro HTML, per il momento non c'è niente dentro praticamente di PHP. Notate che io ci ho messo semplicemente un tag form, l'ho chiamato frm underscore newsletter, l'action, vedete che qui dentro ci ho messo il cancelletto, anziché metterci che doveva rimanere sulla pagina in cui si trova, visto qui che le pagine sono diverse, ci metto cancelletto, quindi allora il secondo della pagina dove io faccio questa registrazione è sempre quella praticamente. Si lascia un vuoto? No, ci devi mettere qualcosa, perché lui deve sapere dove praticamente andare dopo che ha fatto l'operazione. E vedete, ho utilizzato il metodo post. Ho utilizzato due campi praticamente testo, uno di tipo email, di tipo testo, l'ho chiamato txt underscore email, e un secondo di tipo password, quindi come tale che viene criptato, non si vede quello che io scrivo dentro. Okay.
e poi ho messo due pulsanti di tipo submit, uno che ho chiamato BTN underscore register, e un altro che ho chiamato BTN underscore cancello. In cui, come dice il nome del pulsante, uno servirà per registrarmi alla newsletter, uno invece servirà per cancellarmi praticamente dalla newsletter. Allora, la prima operazione da fare è quello che noi vogliamo fare fondamentalmente è, quando io mi registro mi deve arrivare una mail dentro la mia casella di posta elettronica dove c'è un testo in formato HTML con un link dentro, che quando io faccio clic dentro su questo link entro in una pagina non navigabile del sito, che noi chiameremo, che ne so, newsletter, cioè una pagina che non compare, che non si può attivare da nessuno dei menu del sito, in cui lì dentro io, a seconda se ho fatto clic su registrati o su cancellati, mi registrerò praticamente la newsletter o mi cancellerò dalla newsletter. Il caso di registrazione implica un inserimento di un record dentro una tabella che adesso andremo a vedere del database. Il caso cancellazione della newsletter comporterà praticamente non una cancellazione di tale record, bensì un update, perché là sicuramente ci sarà un campo di tipo booleano ST newsletter vero o falso, in modo tale che l'utente rimane sempre ma non gli vengono più inviate le newsletter. Dimmi. Ma volendo, cioè teoricamente si potrebbe usare, per essere sicuro che non arrivano a quella pagina, se ci arrivano non vedono niente, dei cookie che tutto attivi cliccando, oppure si userebbe un altro metodo per toglierla proprio, in modo che neanche se scrivo sull'URL possono arrivarci, se ci arrivano non dice il messaggio che non vuoi farli vedere, diciamo. Sì, volendo sì, però tieni presente che quando uno si ce la manda un qualcosa alla sua casella di posta, si presuppone che anche se il messaggio arriva, non è che lo può leggere qualcun altro. In teoria noi lo potremmo anche criptare il messaggio, nel senso che noi potremmo mandare anche delle informazioni criptate utilizzando le funzioni per cifrare praticamente le stringhe, quelle in MD5, SH1, 2, 3, 256, quello che è. Però fondamentalmente questo è il metodo più semplice.